Benvenuti in questo nuovo episodio di Sly Cooper 3. Allora, nel precedente episodio sarà, il generale ci ha rubato il portatile, il computer, quindi andiamo a recuperarlo. Quindi in azione! Il computer del generale dovrebbe essere qui intorno. Non importa se fate confusione, l'importante è trovarlo. E buona visione! Ok, troviamo il computer. E là, che rapidità! Ok, Sly, ho trovato il suo personal computer. Dovrebbe essere facile. Sistema operativo standard, perfetto! Il buco nero. Il valore di estella ora sarà eliminato. Un'identità virtuale di difesa. Potrebbe essere tutta. Sicuramente è dura. Prima di provare a passare i dati, meglio provare a eliminarlo prima, va? Sei entrato nel sistema, ora sarai eliminato. Un'identità virtuale di difesa potrebbe essere dura. Allora, beccati questo. E muori. Quanto può resistere? E vai. Eliminato. Credo di avere trovato qualcosa. Il suo diario parla di un passaggio segreto attraverso la campana. Poi una passeggiata nei cieli. Sentito, Sly? Mi dirigo alla campana. Meglio che porti con te lo sciamano. Questo è il suo campo. Sotto la campana. Dovrò far partire la sequenza di trasferimento da qui. Hai idea di cosa sia la passeggiata nei cieli? Fantastico! Ma certo, se devi salirmi in groppa perché possa levitare insieme a te, considerati mio ospite. Non sono un fan delle cadute mortali. Che bello salto addosso alle guardie! Uno! Non è una guardia però, vabbè, aiuto! Guardi il movimento. Mi sembra troppo facile. Ah, ma qui ci voglio andare, ok? Riesco a vedere qualcosa là in fondo. Una specie di caverna, mi pare. Non è molto chiaro.
la vedo perfettamente, là in fondo. Non ti preoccupare, riposati se vuoi. Andrò avanti da solo a cercare Zao. Ti aspettano delle letture strane da qui in avanti. Vuoi usare i tuoi occhiali a ottimizzazione di campo? Banda, siete riusciti a seguire gli indizi che vi avevo lasciato. Senza i tuoi amici non ce l'avresti mai fatta e presto ne avrai la conferma. E mi vergogno di contare sugli amici. A che servono gli amici quando puoi avere dei servi? Che te ne fai dell'affetto se puoi avere obbedienza? Ma perché sto qui a convincerti? Ti distruggerò e basta. Questa foresta sacra è stata teatro di centinaia di battaglie. Qui i miei antenati hanno schiacciato tutti i loro nemici e per te non farà diverso. Benkei, stai ascoltando? Di che parla questo? Ho già sentito parlare di posti simili. L'energia di tutte le battaglie del passato dà forza ai combattenti e permette loro di superare grandi distanze. Con un solo salto potrai attraversare volando tutta l'arena. In più, con un doppio salto dovresti poter cambiare direzione in aria. Bla bla bla, basta così. Affrontami, Cooper. È la fine della tua stirpe. Vedremo. Con il doppio salto puoi cambiare direzione in aria. Sembra di essere dentro al film I pugnali volanti. Beh, simile, no? Mancato. No, ho sbagliato. Aiuto? Gli Zao hanno sconfitto la famiglia Cooper. La nostra stirpe è più forte. Sì, sì. A parte che lo sei debolito. Puoi cambiare direzione in aria. Peccato! Poverino! Oh, ok, questo dovevo aspettarmelo. E vai! Primo round vinto! Torna indietro e affrontami da uomo! Ben fatto, caro mio fotografo. Sono stupito che tu sia resistito così tanto. Smettila, Zao. Lascia andare Jin King e il duello può finire qui. No, non appena avrò vinto questo scontro tra dinastie, Jin King sarà mia. Panda King era grande ai suoi tempi. La nuova generazione degli Zao, unita al sangue dei King, sarà invincibile. Ma lei non ti vuole sposare. È una donna, non distingue la destra dalla sinistra. Ho convinto suo padre a meditare, poi lei è stata pronta per il rapimento. Ho incontrato molti uomini malvagi, ma tu sei il peggiore. Oh,
c'è di peggio, Cooper? Finora ci sono andato piano. Ma ora? Ora proverai le antiche archeofigure della famiglia Pau. A parte che non l'hai quasi mai usata, Cavolo, devo ammettere che è molto abile il combattimento. Vabbè. Lui è stato... Cioè, fra i tanti boss che ho affrontato, lui è uno dei più forti, ecco. Mettere qualche... ecco, solo la bomba fumosa la vado a mettere. Sconfitto! Tu hai vinto questa battaglia, ma la guerra continua. Prenditi il tuo stupido computer, non ti aiuterà. Jin King è mio,
Jin King non è un oggetto, è una persona. Scusami, ma questa storia finirà adesso. Attento, attento al potere di Fao. Però è stata dura. Molto dura. Per fortuna abbiamo recuperato il computer ladronetto, ma tutti i piani al suo interno sono compromessi. Il matrimonio si farà. Jin King è ancora prigioniera di Zhao. Siamo qui per liberarla, ma non è abbastanza. Dobbiamo anche sistemare questo tizio una volta per tutte. Se lo merita. Perciò ci porteremo via il suo tesoro. Un compito impossibile senza il furgone di Murray. Purtroppo tutto quel tempo nel ghiaccio ha rovinato la batteria a polimeri di litio. Per trovarne una nuova avrò bisogno dell'aiuto di Sly. E non sarà facile. Il generale ha potenziato la sicurezza e ha fatto risorgere con la magia nera banditi che pattugliano le strade. Prima del matrimonio dovremo riequilibrare le forze in gioco. Sly, tu e Panda Kid raccoglierete dei fuochi d'artificio e farete saltare la cripta dei vampiri. Niente cripta, niente vampiri. Più che vampiri a me sembrano mantide, dico. I Sly 2 vampiri c'erano e quelli erano veri. Bene, e qui finisce questo spettacolare episodio. Quindi alle prossime operazioni. Ciao.